Bentrovati ed eccoci qui in un nuovo video in cui andiamo a commentare le vostre foto. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare, mi occupo di fotografia e anche oggi andiamo a guardare delle fotografie che voi mi avete inviato e a cui andrò a dare un parere onesto. Quindi vi dirò se secondo me sono buone, se state seguendo la strada giusta, se c'è qualcosina da migliorare. Prima di cominciare ricordo a tutti quelli che sono interessati a questo tipo di contenuti che possono rimanere sempre aggiornati iscrivendosi subito e andiamo a vedere che cosa abbiamo oggi sulla graticola. Cominciamo con il portfolio di Michael. Spero di pronunciarlo correttamente perché scritto così si può pronunciare in tantissimi modi. Andiamo a esaminare la prima immagine e qui abbiamo un bellissimo cervo. E allora, la cosa che mi viene da dire su quest'immagine, perdonatemi, lo guardo da cellulare perché sono più comodo, vi metto poi il video in sovrimpressione. La cosa che mi viene da dire guardando quest'immagine è che secondo me si poteva scegliere un momento migliore, mi spiego meglio. La parte più interessante di questa bellissima creatura, che secondo me è il viso, ha i fili d'erba che coprono un pochino, quindi io avrei cercato un altro momento. Inoltre gli avrei forse lasciato un pochettino più di respiro sul lato dove ha il muso, perché comunque ha il lato del muso che va a picchiare contro l'angolo. Questa è una cosa che normalmente si tende a non fare, perché nel momento in cui noi mettiamo il muso o il viso della persona ritratta dalla parte, cioè vicino al margine della fotografia, si crea un senso un po' di costrizione, per cui si tende a non fare. Mi rendo conto che essendo una foto naturalistica probabilmente non c'era occasione di fare meglio di così, perché probabilmente la bestiola si sarà mossa. È solo un'osservazione. Passiamo oltre. Qui abbiamo un bel paesaggio, suppongo montano, non riesco a capire se è un mare, un lago o insomma, diciamo, le nuvole sono molto accattivanti. Su un'immagine di questo tipo io forse avrei azzardato un pochino di ricerca in più, nel senso che forse avrei provato un'esposizione lunga, perché qui secondo me si prestava molto bene, l'acqua sembra abbastanza mossa da creare l'effetto seta, quindi poi io parlo, magari poi uno mi può dire guarda ero lì per caso, non avevo il treppiede, non avevo niente, quindi è ovvio che questo è quello che si può fare. Diciamo che in condizioni perfette io avrei provato un'esposizione lunga in questo caso, perché secondo me si prestava. Poi credo che ci sia del color grading, perché comunque vedo dei colori con un po' di personalità, il che ci sta, va benissimo. La cosa che non mi fa impazzire, che può essere un punto di forza in realtà, se fosse una foto di stock sarebbe un punto di forza, non riesco a capire se è un mare, un lago o un fiume, e nel caso fosse un posto caratteristico mi aspetterei di riuscire a capire qualcosina di più, quindi può essere voluto che non si capisca bene dove è stata scattata, e devo dire il fotografo mi ha anche scritto dove le ha scattate, però io guardandola, basandomi solo sulla fotografia, non capisco dove è stata scattata, quindi si sarebbe potuto forse, se ci fossero stati dei punti di interesse lì vicino, provare a includerli nell'immagine per cercare di dare l'idea di dove ci si trovava. Questo sempre se si voleva dare quell'idea, perché invece se si stava cercando una fotografia senza tempo, una fotografia adattabile a molti contesti, allora l'obiettivo è stato centrato in pieno. Andiamo avanti e qui abbiamo una nuvolata spettacolare con un bel laghetto subito sotto. Questa qui immagino che sia stata una passeggiata in montagna, e qui devo dire la composizione mi sembra ottima, perché abbiamo 1, 2, 3, 4, forse addirittura 5 piani sovrapposti, quindi da questo punto di vista molto bene. Colori belli, l'esposizione mi sembra assolutamente ottimale. Bella immagine, sicuramente molto suggestiva. Qui veramente non ho granché da dire, perché questa, nel senso, l'avrei fatta così anch'io. Qui abbiamo un'immagine molto suggestiva di un faro con un bellissimo cielo, suppongo all'alba o al tramonto subito dietro, non riesco a capire se è alba o tramonto, però veramente molto carina. Qui io faccio sempre il pignolo ovviamente, perché l'immagine va bene. Io due cose avrei azzardato qua. Io proverei a raddrizzare il faro, perché comunque è lievemente pendente da una parte, e mi rendo conto che la prospettiva da questo punto di osservazione era così, e quindi va bene così e non ci si può fare chissà cosa. Però mi viene anche da dire che si potrebbe raddrizzare in maniera tale da averlo perfettamente dritto, si può fare tranquillamente in post-produzione, secondo me viene anche molto bene. Un'altra cosa che si sarebbe potuta tentare è fare un bel HDR, perché in questo caso un HDR avrebbe potuto portare fuori un pochino più dettagli anche nella parte del primo piano sottostante, quindi nelle rocce, e secondo me in questo caso avere un pochino più di dettagli lì aiutava a leggere meglio l'immagine. Inoltre con un HDR blanco,
quello, quindi proprio tre scatti consecutivi ma senza lunghe esposizioni. Avremmo avuto anche meno perdita di dettagli nelle nuvolette, che sono molto graziose, però in certi punti c'è un po' di perdita di dettaglio. Con un HDR questa veniva una bomba. Andiamo avanti e qui vediamo un bianco e nero, ed è uno di quei rari casi dove secondo me il bianco e nero ci può stare, perché qui vedo delle zone con un contrasto molto definito. Non riesco a capire se è giorno o notte, perché vedo un astro nel cielo, però senza colore, potrebbe essere sia il sole sia la luna, non riesco a capire bene, e siccome non vedo case o casette non capisco se ci sono luci accese o no. Credo che sia giorno, però è una mia supposizione perché non lo capisco. È un bel posto, sembra un lago ghiacciato, questo sono sicuro che è un lago ghiacciato perché insomma paesaggio montano. È un'immagine carina, ci sta l'idea del bianco e nero. Anche qui faccio il pignolo proprio per il gusto di fare il pignolo, perché l'immagine va bene, non riesco a capire dov'è, e forse è ignoranza mia, perché forse quel taglio a V nelle montagne è caratteristico e io non lo conosco. Diciamo che se ci fosse stato qualcosa nel primo piano da includere nell'immagine, secondo me l'avrebbe resa ancora più forte, perché ci sarebbero stati più piani con qualcosa di più vicino. Proseguiamo e... queste sono le tre cime, queste le riconosciamo tutti, credo. Prospettiva inusuale, perché io di solito le vedo fotografate da un altro... Cioè, fanno tutti le stesse foto ormai, ognuno di noi ha i suoi feticci, ognuno va a rifare foto che ha già visto. Questa è buona sostanzialmente, io non ci sono mai stato, e quindi... a me sembra che pendano un pochettino da una parte, e non so, perché non ci sono mai stato, se pendono veramente nella realtà oppure se tutti i fotografi che la fotografano da un'altra angolazione magari le raddrizzano. Diciamo che in questo caso io forse l'avrei girata un pochino per farle pendere un po' di meno queste cime. Inoltre, personalmente, anche se il colore del cielo mi piace tantissimo, non mi fa impazzire la parte delle nuvole che vanno a coprire il sole, perché lì c'è un po' di perdita di dettaglio, ovviamente c'è il sole dietro. Anche qui con un HDR secondo me questa cosa non succedeva, e a me personalmente sarebbe piaciuta di più. Poi va bene, ripeto, colori, esposizione è perfetta, correttissima, va tutto bene. Io avrei provato a fare un HDR per non avere perdita di dettaglio in quella parte. Proseguiamo, qui abbiamo una bella cascata. Allora, anche qui colori molto molto belli, la composizione perfetta, cioè bellissimo, c'è un primissimo piano lievemente fuori fuoco, la cascata a fuoco e poi tutta la distesa dietro, quindi composizione giustissima. Di nuovo, anche qui io forse avrei provato a fare una lunga esposizione per avere l'effetto seta sulla cascata. Mi immagino che uno mi potrebbe rispondere: guarda, era una passeggiata di 6 giorni, se mi dovevo portare anche il cavalletto morivo, vieni te a portarmi il cavalletto, e io lì mi taccio e non dico più niente. In un mondo perfetto io avrei provato a fare una lunga esposizione su questa, perché secondo me veniva un gran bene. È una bella foto comunque. Andiamo avanti, a me qui si apre il cuore, perché insomma le montagne viste così, spettacolo incredibile. Devo dire, ci sta aver incluso un pezzo di passerella nella fotografia, perché così si capisce in parte anche dove è stata fatta per chi c'è stato, e si capisce qual è il contesto, si capisce comunque che siamo su una cima, su una struttura costruita dall'uomo, e abbiamo questo meraviglioso panorama dietro. L'esposizione è fantastica. L'unica cosa, ma questa è una cosa più mia, che l'unica cosa che io riscontro, vedo molto molto blu, e questo può essere dovuto a due cose secondo me. Intanto in montagna abbiamo una presenza di raggi UV che è superiore, quindi questo va a introdurre una dominante blu. In secondo luogo, le foto con la neve tendono a essere molto blu, perché il bilanciamento del bianco in automatico non ci azzecca proprio sempre, e con tutto quel bianco viene tratto in inganno. Per cui questa foto secondo me va bene così, perché con tutto questo blu dà l'idea del freddo. Diciamo che volendo dare una lettura più vicina alla percezione, attenzione, io lì non c'ero, quindi magari era così la scena, però le ultime volte che sono stato in alta montagna ho avuto una percezione un po' meno blu, quindi avrei tirato un pochettino indietro i blu sul bilanciamento del bianco per avere una cosa un po' più bilanciata. Se è voluto va benissimo così, e comunque la foto è bella, ci sta. E questa era l'ultima immagine che vi presento da questo portfolio, per cui vi aspetto nei commenti, fatemi sapere che cosa ne pensate, perché oggi vediamo più di un portfolio, e quindi vi invito anche a voi da casa a dirmi quale tra i fotografi che si sono cimentati oggi è il vostro preferito, quali sono le immagini che avete preferito. Vi aspetto nei commenti. Andiamo avanti con il prossimo portfolio. Ora,
siccome in alcuni ci sono veramente tante immagini, non le guarderemo tutte, ne guarderemo qualcuna. Allora, partiamo per ordine, andiamo dalle ultime, così io suppongo che le ultime foto che uno posta siano le migliori, perché uno ha avuto tempo di migliorare, quindi magari non andiamo a vedere le prime, guardiamo le ultime, così uno è più forte, più sicuro delle esperienze fatte. Qui abbiamo un paio di girasoli dove l'esposizione mi sembra assolutamente perfetta, contesto dove si è riusciti a beccare i girasoli con dietro delle belle nuvolette. Qui abbiamo dei bellissimi colori, forse lievemente aumentata la saturazione in post, però ci sta perché non mi sembra eccessiva. Qui abbiamo una scena rurale che sembrerebbe, non riesco a capire se è un'alba o un tramonto, però ci sta. Fondamentalmente i colori sono belli dappertutto, mi sembra un'ottima esposizione. Non riesco a capire dove ci troviamo, quindi se non leggessi non riuscirei assolutamente a capire dove ci troviamo. Qui sarebbe stato ancora più bello avere qualcosa di caratteristico in primo piano oltre alle spighe. Se ci fosse stato un sasso, qualcosa, un tronco, lì sarebbe stato ancora più bello. Però se la scena è questa e non c'era niente, mi rendo conto che a volte si fa quello che si può, quindi una foto diciamo che va bene. Ecco, tipo questa mi piace di più, questa mi piace veramente un sacco. Trattore in primo piano, campo arato suppongo, e dietro di nuovo un'alba o un tramonto. Questa mi piace molto. E hai mai pensato di vendere, se non lo stai già facendo, di vendere le tue immagini sul microstock? Perché queste, che uno dice non me ne frega niente, ok, però il fatto è che queste semplicemente caricate su Instagram ti fruttano dei like, caricate su una piattaforma di microstock nessuno ti farà mai complimenti, ma magari qualcuno la compra, e questa è comprabilissima, quindi io valuterei. Andiamo avanti, qui abbiamo bellissimo tramonto con un'esposizione fantastica con le pale eoliche che a me piacciono molto perché secondo me non deturpano il paesaggio, anzi lo caratterizzano. Poi vabbè, le bestiole nella foresta la penseranno diversamente, d'altronde io lì non ci abito, però qui nuvole fantastiche, composizione bella. Mi piace anche il fatto che la terra non abbia dettagli, che sia completamente nera, perché qui è silhouette, siamo contro il cielo del tramonto, quindi questa proprio bella, mi piace. Anche qui abbiamo un bel falò con le silhouette delle persone davanti e tutte le scintille. Ripeto, questa è tutta roba che sul microstock potrebbe andare molto forte, perché queste qui sono immagini che insomma possono avere un loro richiamo. Andiamo avanti, qui abbiamo un bel campo. Anche qui, ragazzi, guardate l'esposizione di questa. A me piace questa roba quando vedo l'esposizione, cioè dovete pensare all'arte, dovete pensare ai pittori di una volta. I pittori di una volta non usavano il bianco puro per fare le nuvole, usavano dei pigmenti che non erano bianco, erano bianco più qualcosa. Guardate qui che non è bianco puro nelle nuvole, è sempre, c'è sempre un colore anche nelle parti più chiare. A me piace questa cosa, quando vedo che i dettagli sono mantenuti lungo tutto il fotogramma, su tutte le parti della fotografia, mi piace questa cosa. Non capisco se è un HDR o no, ma mi piace. Idem dicasi anche con questa, qui forse abbiamo un po' di perdita di dettaglio dove c'è il sole, ma ci mancherebbe, il sole, il resto esposizione perfetta, belle nuvolette. Tra l'altro ve l'ho mai detto che io ho cominciato a fare fotografie perché mi piaceva fotografare le nuvole, quindi sono sensibile alla tematica. Qui di nuovo abbiamo la stessa scena in due momenti diversi. Allora, qui devo fare un appunto personale. Io sono contrario a postare la stessa cosa due volte, quindi sono contrarissimo a postare una foto colore bianco e nero, perché a parer mio non mi stai facendo vedere due facce della stessa cosa, ma mi stai facendo vedere che non hai saputo scegliere tra le due. È importante fare delle scelte, secondo me. In questo caso, questa foto, che è lo stesso posto, probabilmente non è lo stesso giorno perché le nuvole sono in posizioni completamente diverse, però è lo stesso posto, due bei tramonti per carità, però per postarle tutte e due io avrei fatto passare molto tempo tra una e l'altra, perché allora ci stava, postarle di seguito io non l'avrei fatto. Questa è un appunto da feed, neanche sulla foto, perché la foto ci sta. Qui andiamo avanti, e beh, qui questo portfolio a me piace perché è pieno di nuvole, quindi a me le nuvole piacciono. Anche qui c'è poco da dire qua, perché a me sembra tutta giusta in questa foto, cioè il panneggio è giusto, l'esposizione è giusta, la composizione mi sembra buona. Ok, questa qui io non conosco il posto, probabilmente non c'è nient'altro in questa zona, quindi qui uno fotografa quello che si trova davanti e questo è quello che si presenta. Riesco a intuire che si tratti di un posto caratteristico, ma non riesco a capire bene il contesto, quindi in questa foto io vorrei essere più vicino, vorrei essere più dentro, vista così da fuori perché non conosco il posto forse, però vorrei capire meglio. È una foto un po' criptica, non riesco a decifrare bene da qui. E qui abbiamo un tramonto con le spighe in primo piano, una cosa molto semplice.
semplice, i colori sono carini, sì, un'immagine che ci sta, che però non ti lascia molto perché non capisci, cioè è un po' decontestualizzata. Qui di nuovo abbiamo un bel tramo, beh, questo posto io me lo segno perché è carino, un giorno o l'altro scatta la visita, no, bellissimo tramonto, anche qui c'è questa vegetazione in primo piano che un po' mi maschera la scena, quindi io non conosco il posto. Immagino che sia una caratteristica del luogo, io avrei voluto qualcosa di più prominente in primo piano qui in maniera tale da tirarmi un po' più dentro la scena, però mi rendo conto che comunque, cioè, se la scena è questa e non c'è niente lì davanti, è così, non ci si può fare niente. Oh, ragazzi, bella, ragazzi, bella questa. Allora, attenzione bene, qui abbiamo, come già detto, esposizione fantastica, non abbiamo bianco pieno quasi da nessuna parte, abbiamo tre piani sovrapposti, il che mi piace molto, soprattutto abbiamo quel qualcosa in primo piano di cui vi parlo dall'inizio del video, i papaveri, guardate che suppongo siano papaveri, questi fiori in primo piano sono una bomba pazzesca, capite cosa intendo quando dico che voglio qualcosa lì in primo piano per tirarmi dentro nell'immagine? Questa è riuscita, questa è veramente riuscita, è bella perché ha un qualcosa che mi porta dentro e questo alone di mistero che mi accompagna fino a questa casa di montagna, suppongo, dal tetto. Bella, questa mi piace, a me sembra molto riuscita questa. Ecco, vedete subito dopo, qui abbiamo la stessa cosa, in questo caso ci sta che vengano postate di fila perché la prospettiva è quasi completamente diversa. Oddio, anche qui io le avrei separate un pochino, eh. Come vedete c'è una differenza bestiale perché in questa seconda non ci sono i papaveri in primo piano e io ne sento la mancanza. E infatti la prima è molto più potente secondo me, anche se nella seconda c'è il sole, ma la prima è più potente. Qui andiamo avanti, papaveri. Non lo so. Non lo so, questa roccia qui, questo muretto forse ha un significato, io non conoscendolo questo significato, questa mi lascia un po' così perché non capisco che cos'è, un muretto, una tomba, non lo so, cioè non, veramente non so cosa sia e quindi non ne capisco il significato. L'esposizione è sempre fantastica, però questa non mi prende perché non capisco di cosa stiamo parlando, cioè stiamo solo guardando i papaveri lì sopra. Quelle di prima mi piacevano di più, ecco. Coccinellina, qui abbiamo un bel macro, coccinella su ortensie, mi domando come sia stata fatta, se con flash o senza flash, io qui potendo mi sarei avvicinato di più alla bestiola, però mi rendo conto che così ci sta dentro anche quel fiorellino dell'ortensia, qui abbiamo dei papaveri, insomma qui la natura la fa da padrona, qui abbiamo cascate con lunga esposizione, ci sta. Composizione giustissima. Ecco, qui abbiamo una cosa che io tendo a non fare, ovvero lo sfondo un pochettino troppo sovraesposto. In un portfolio come questo, lo dico, faccio veramente il pignolo, io questa non la metterei, perché questa, per quanto i colori siano carini, mi fa capire poco, non capisco bene dove siamo, non vedo bene cosa c'è dietro, c'è un campanile, quindi magari chi è del posto capisce, però questa mi sembra meno curata rispetto alle altre. Non dico di cancellarla, assolutamente, rappresenterà un momento magari nella vita, eccetera, però io una come questa la vedo sotto rispetto alle altre, quindi personalmente io questa non dico che la toglierei, però ci starei attento in futuro, ecco. Ecco, qui abbiamo fiorellini, invece questa è perfetta, qui esposizione perfetta, fuoco mi sembra anche perfetto, vabbè, su Instagram è difficile giudicare. Insomma, qui abbiamo poi una serie di fiorellini. Allora, ragazzi, tutto molto... qui, allora, con la neve ci sta che sia sovraesposto. Bella, bella questa. Guardate, qui cosa abbiamo? Un cocchio, una casella della posta e dietro sfocato con la nebbia. Oh, qui ci sono delle... anche questa. Guardate qui, guardate questa strada come ci porta dentro nella scena, la strada in primo piano che ci conduce dentro nella scena e il cielo, esposizione perfetta senza punti di bianco. Allora, ragazzi, noi ci fermiamo qui con questo portfolio perché secondo me è molto molto bello. Posso trovare un paio di difetti in questo portfolio. Allora, primo difetto, se così lo vogliamo chiamare, faccio proprio le pulci, sto proprio cercando il pelo nell'uovo. Primo difetto è quasi sempre lo stesso posto. Quindi questo è un peccato perché questo fotografo è bravo, io vorrei vedere più posti, vorrei vedere cose diverse anche. Mi sembra molto, molto geolocalizzato in quell'area lì, quindi nonostante è un bel portfolio, se ci fosse più varietà secondo me potrebbe respirare un po' di più. Seconda cosa, ci sono un paio di foto, le altre sono tutte belle, ci sono un paio di foto dove secondo me io non le avrei postate.
Ce ne sono un paio, cioè quella del campanile con troppo chiaro dietro e quelle due del tramonto dello stesso, lo stesso posto, troppo vicine, io due di quelle non le avrei postate proprio, o comunque tra un tramonto e l'altro avrei fatto passare molto più tempo. Per il resto direi bel portfolio. Molto bene, ma andiamo con il prossimo. Allora, qui abbiamo una selezione piccola, per cui cercheremo di concentrarci su quello che abbiamo. Cominciamo con la prima. La prima è un esperimento, secondo me, un po' da teatro cinese, con delle luci e delle ombre che ci stanno. L'esposizione a me sembra giustissima. Faccio le pulci su un paio di cose. Allora, la prima. Qui in alto a sinistra vedete che c'è un piedino con relativa ombra. Io non so se fosse voluto, ne dubito, perché se fosse voluto magari la porzione di quella persona sarebbe stata inclusa maggiormente. Secondo me è un peccato avere quel piedino lì, perché distrae, perché è evidente che non è quello il soggetto principale della foto, quindi io mi aspetterei di non vedere niente lì, di avere la massima attenzione solamente sull'ombra che stiamo guardando, che è il soggetto principale della fotografia. Un'altra cosa che mi sento di dire, allora, a me sembra di intuire che quest'ombra, che poi immagino sia il nostro fotografo, sta tenendo in mano il device con cui ha realizzato la foto. Questa cosa da un lato ci sta, perché comunque sta facendo una foto, quindi si vede che sta facendo una foto. Dall'altro lato però è parzialmente celata dal viso, perché comunque sta praticamente addosso, sta dentro nell'ombra della testa. Io qui avrei giocato un po' di più, avrei sperimentato, avrei provato a staccarla in maniera tale da far vedere il device che si sta usando. Insomma, avrei provato a animare un pochino questa immagine, facendo capire qualcosina di più del contesto, rendendolo palese proprio, perché poi io credo che quella sia la mano con cui stia facendo la foto, ma magari è appoggiato così invece. Quindi avrei cercato di sciogliere ogni dubbio a questo riguardo facendola vedere. Passando alla seconda immagine, qui mi sembra evidente che sono foto delle vacanze, quindi possiamo categorizzarle come foto di viaggio. Allora, qui vediamo un cielo perfettamente esposto, salvagente esposto correttamente anche lui. Qui a me sembra di indovinare che il gioco che dobbiamo andare a vedere è il framing che c'è stato di questo salvagente con dietro la vela. Un gioco che ci sta. La critica che mi sento di fare a quest'immagine è che è difficile da interpretare. Cioè, io qui che cosa devo guardare? Devo guardare il salvagente perché è un contesto di vacanza, oppure devo guardare la barca a vela perché era una regata, perché era qualcosa di importante legato a questa barca a vela? Oppure non devo guardare niente, è semplicemente una foto delle vacanze scattata con un paio di tecniche, tra cui la sovrapposizione dei piani e il framing. Non riesco a sciogliere questo mio dubbio e vorrei capire meglio, quindi secondo me mettendo più attenzione o sul primo piano o sullo sfondo si sarebbe riuscito a capire meglio qual era l'intento, che rimane un po' criptico in questo caso. Magari chi ne sa di barche o chi conosce il posto capisce meglio di me, io dico la mia impressione vedendo la foto praticamente per la prima volta. Andiamo avanti, e qui c'è roba per me ovviamente, perché qui abbiamo una bella architettura, l'esposizione mi sembra giusta, intuisco che è un'esposizione diurna, quindi le luci sono spente, immagino che sia anche un posto dove non possiamo accendere e spegnere le luci a nostro piacimento, quindi va bene così. Io avrei cercato di raddrizzare un pochino, soprattutto per quanto riguarda i muri sulla destra, anche nel caso di architetture che nascono storte, perché questo è un posto vecchio, quindi magari non è stato fatto proprio con la bolla, ma anche in quel caso io cercherei di tenere le linee verticali dritte, perché globalmente la foto esce meglio in quel modo. Passiamo a quest'altra foto dove vediamo un cielo esposto bene e una terra esposta molto bene anch'essa. Io qui credo di indovinare che la particolarità è che c'è della vegetazione che cresce sopra questo crostone, su questa roccia, e qui c'è questo sentiero che un minimo ci conduce dentro nell'immagine. Allora, non conosco il posto, quindi io adesso dico una boiata, perché magari uno poi mi dice non potevo muovermi perché se facevo un passo in qualunque direzione finivo nel dirupo. Se fosse stato possibile io avrei provato a includere una porzione maggiore di quel sentiero nell'immagine per avere quel famoso primo piano che ci porta un po' dentro, avrei cercato magari di prendere una porzione maggiore di quella cascatella che si vede in basso a sinistra, perché poteva essere carina, se possibile ovviamente. Se non era possibile, questa era l'inquadratura migliore, abbiamo fatto tutto quello che possiamo. Non c'è tantissimo da dire su questo portfolio, anche perché non è particolarmente ampio, quindi posso limitarmi a fare solo qualche considerazione. Io cercherei, nel momento in cui vado a realizzare delle immagini, di
palesare maggiormente qual è il mio scopo, far capire maggiormente che cosa voglio raccontare, perché prese così possono sembrare delle foto con una storia, con un racconto dietro, però è difficile arrivarci e quindi possono passare per fotografie di viaggio fatte così, semplicemente passando da quelle parti. Se si riesce ad accavallare più piani, ad avere una narrazione un pochettino più densa all'interno delle immagini, riusciamo a comunicare qualcosa anche a chi in quel posto non c'è stato. Attenzione, non voglio dire con questo che io nelle mie foto lo faccia sempre, non ci riesco neanch'io, talvolta le faccio, le butto lì e poi me ne torno a casa e dico sì, sta foto non vuol dire niente, succede a tutti. Diciamo che riuscendo a ragionarci, avendocelo in mente, se si riesce a raccontare una storia, a far vedere un percorso all'interno delle nostre foto, anche di viaggio, anche di vacanza, secondo me riescono a raccontare qualcosina di più di quel momento che noi abbiamo vissuto, ma riusciamo a trasmetterlo meglio anche agli altri. Molto bene, ma andiamo avanti. Vi ricordo, tenete traccia di tutto quanto, perché poi nei commenti voglio sapere chi era il vostro preferito della giornata. Facciamo una sorta di contest, anche se non potete vincere niente, però fatemi sapere qual era il vostro preferito. Passiamo a questo portfolio che è su Flickr, una piattaforma che io ho, che ho usato per un certo periodo, ma che mi spiace dirlo, sostanzialmente defunta, quindi mi fa effetto vedere che ancora qualcuno la usa. Se la usassimo tutti un pochino di più, magari rinascerebbe. Allora, qui abbiamo la prima immagine che allora, io apprezzo tantissimo le verticali dritte, quindi da quel punto di vista a posto. Cose che non mi fanno impazzire, il cielo in cui ci sono un pochino di nuvole, dove si è perso un po' di dettaglio, mi rendo conto, perché qui c'era un contrasto abbastanza estremo, quindi capita di perdere il dettaglio. Con un HDR qua si riusciva a tirar fuori qualcosa di meglio, forse anche a mano libera. E non riesco a capire bene che cos'è, via Condotti si chiama la foto, adesso non voglio andare a leggere metadati e descrizioni perché ci atteniamo solamente alle immagini. Vorrei capire un po' meglio, cioè vorrei capire un po' meglio qual è il soggetto, perché se uno conosce il posto è chiarissimo, però così io non capisco bene se è una via famosa, se devo guardare il monumento dietro. Diciamo che mi è poco chiaro l'intento dell'immagine. Allora, io sospettavo che fosse Roma anche quella di prima, qui tramonto romano, a me Roma piace tantissimo, per cui qui posso far altro che dire che è un bel tramonto. C'è un uccello che vola proprio sopra il sole, che è stato catturato correttamente, quindi questa è un'immagine che funziona. Allora, qui a voler fare i fenomeni, e siamo sempre lì, uno può dire mi fermo e faccio tutte queste cose, oppure uno può dire ho fretta, non ho tempo, ho fatto il tramonto perché passavo di lì. Io vi dico quello che avrei fatto io trovandomi lì. Se avessi avuto il tempo, in quella posizione, con questo cielo, io mi sarei messo lì col treppiede, avrei fatto una foto adesso e poi avrei fatto una foto ogni quarto d'ora per un paio d'ore. In questa maniera avrei potuto fare un bellissimo time blending e avere questa stessa foto, magari col tramonto così, col sole in quella posizione, però coi lampioni accesi. È una cosa che si fa, io l'ho imparata dal grande Lia Locardi in un corso che ho vinto, a un contest a cui ho partecipato, e secondo me renderebbe molto di più se si vedessero le lucine accese sulla città, perché la foto è bella, la composizione è bella, barando un pochino in questo modo veniva fuori ancora di più. Andiamo avanti, qui abbiamo, allora qui parliamo di ritratto, quindi qui il fatto che il sole sia bruciato ci sta, perché cioè qui dobbiamo esporre quello che ci interessa, e le luci nel ritratto, le luci bruciate passano in secondo piano, quindi questo va bene. Io forse l'avrei sovraesposta un pochino di più, anche perché la silhouette di questa fanciulla venisse fuori ancora di più, però sostanzialmente ci sta, giusto che lei sia tutta racchiusa all'interno dell'ombra della siepe. Non so esattamente che tipo di foto sia, se era su commissione, se è una parente o la compagna, però da questo punto di vista ci sta. Forse io qui addirittura avrei spinto un pochino di più sui colori, però dipende anche da che tipo di contrasto c'era, da che tipo di luce c'era. Qui abbiamo il tramonto più rosa che si sia mai visto, abbastanza clamoroso, e qua forse è un'esposizione lunga perché l'acqua mi sembra avere una sorta di effetto seta. È una foto, allora prendete con le pinze quello che dico, è un'immagine forse un po' anonima perché non si capisce niente, cioè si capisce solamente che c'è un corso d'acqua con il cielo di un colore sopra riflesso sotto. È una foto che dice molto poco, però è bella. Bello, bei colori, riflesso, specularità, ci sta. Diciamo che in un contesto del genere, mettendo davanti anche una silhouette, che so, gli sposi, gli amanti, gli amici, mettendo davanti una silhouette avrebbe avuto più significato, così è solo un bel tramonto. Procediamo, e allora io
io qui dico la mia, che non è la verità rivelata, un'immagine del genere io non so se la metterei, perché questo sembra proprio... È proprio una foto fatta lì per lì, cioè ho visto un disegno sul soffitto con il canestrello della luce e l'ho fatta. Cioè mi sembra non avere una ragione d'esistere questa immagine, perché era solamente un gioco di luci che magari può averci colpito e magari per noi che l'abbiamo fatta rappresenta un momento importante e abbiamo voluto postarla. Per chi la guarda può non avere lo stesso significato, infatti io non lo capisco, a me sembra solamente una lampadina con un canestrello di Vimini, quindi personalmente, io personalmente questa non la metterei a portfolio, perché intanto la può fare chiunque, cioè non mi sentirei rappresentato da un'immagine del genere perché ne ho già viste di migliori in questo portfolio. Poi se rappresentava un momento particolare che ci siamo voluti ricordare, quello è un altro discorso, però un osservatore questa cosa secondo me non la capisce. Andiamo avanti, qui abbiamo un altro bel tramonto sul mare, anche qui io avrei provato un'esposizione lunga perché secondo me questa veniva una cannonata con il mare effetto seta, io lo dico, per il resto esposizione va bene, composizione va bene. Oh, questa mi piace un sacco, qui abbiamo, e questa sarà Roma di nuovo secondo me, qui abbiamo l'interno di una basilica con questi fasci di luce che entrano dentro, molto molto bello. Qui abbiamo, vediamo se riesco a ingrandire, questa è molto bella, allora sono belli i colori, è bella l'esposizione, è bello tutto, però anche qui quello che dicevo anche prima, cioè il senso del racconto, io qui non capisco. Cioè non capisco se il soggetto è un tramonto, suppongo sempre romano, oppure questi due compagni innamorati che passano lì dietro. Non mi è chiaro, vorrei che mi fosse più chiaro. Quindi con la composizione, secondo me, si riesce a rendere più palese questa cosa. Io vorrei che fosse più palese quando guardo un'immagine di questo tipo. Andiamo avanti, qui abbiamo un interno, bello, niente da dire, verticali dritte. Apprezzo tantissimo, quindi sicuramente ci sta. Qui abbiamo una nuvolata pazzesca con una nave in primo piano che ci porta dentro, quindi va bene. Unica cosa, qui forse avrei voluto vedere la nave per intero, ma posso intuire che se non è stato fatto c'era qualcosa che non andava bene lì, qualcosa di brutto, e quindi è stata tagliata in quel punto. Piantina di montagna, suppongo, carina, ci sta. Altra vista di, credo sempre Roma, sì, sono abbastanza sicuro che sia Roma. Cielo esposto magnificamente con anche un recupero secondo me delle ombre, perché mi sembra di vedere un recupero delle ombre qui, che però ci sta tantissimo. E anche questa, cioè ragazzi, vedete, questa a me piace. Le spighe, bello, natura, esposta divinamente, bellissima. Però anche questa, per quanto sia bella, faccio fatica a inquadrarla in un portfolio perché non capisco che cosa ci sta dietro. E, sono considerazioni mie, faccio fatica a dargli un perché in un portfolio, perché è una foto che poteva fare chiunque passando di lì. Quindi faccio fatica a inquadrarla all'interno di un portfolio di qualsiasi tipo. Posso solo pensare che rappresenti un momento particolare per chi l'ha scattata, però il concetto è sempre: se per noi rappresenta qualcosa di particolare, può non rappresentarlo per l'osservatore che non capisce senza una spiegazione. Quindi questo tipo di immagini io personalmente non le metterei a portfolio, mentre questa qui già mi porta un pochino più dentro, perché c'è un flare bellissimo derivato dal sole, io vado matto per queste cose. Insetti, suppongo, insetti, estate, cioè questa qui può avere dei significati che io non capisco perché non ero lì, però io qui ci posso leggere estate, parassiti, pesticidi, natura, crisi climatica, ci posso vedere dei significati, siccità perché c'è il ramo secco, ci posso vedere tanti significati, mentre in quella di prima faccio più fatica. Qui abbiamo un allestimento di qualcosa, qui abbiamo bella questa, questo è un framing fantastico, sicuramente c'è un motivo se è stata tagliata così bassa, forse questa era una finestrella, sarei stato curioso di vedere di più di cosa c'era sotto, ma probabilmente c'era qualcosa che impediva la vista, però bella, ci sta, il gioco ci sta. Questa mi piace moltissimo, tutti gli attrezzi, verticali dritte, perfetto. Ecco, questa qui, Amsterdam by Night, bella, bella, bella. Qui mi rendo conto che, cioè, mi sembra che sia stata scattata a mano perché non vedo le cose caratteristiche di quando si è scattato su treppiede, come per esempio le stelline sui lampioni, o quindi credo che sia stata scattata a mano in una condizione di fortuna e quindi va bene così. Avrei voluto vedere un pochettino di giochini che si possono fare solo col treppiede, però siamo sempre lì, io dico avrei voluto vedere, ma uno mi può dire senti passavo di lì, ho fatto la foto, non c'era modo, e quindi io lì mi taccio. Anche questo è un bel dettaglio, esposizione e composizione
composizione curata, io qui non ho niente da dire, che qui bel dettaglio architettonico con un punto luce forse un po' troppo prepotente su quel capitello, però ci sta perché comunque è molto contrastata. Questa veniva benissimo anche in bianco e nero. E di nuovo anche questa. Allora, io qui non capisco se è il sole o la luna, perché potrebbe essere entrambe, così sfolgorante in un'esposizione così. Credo sia il sole, però non ne sono sicuro. Faccio fatica a capirla, faccio fatica a inquadrarla in un profilo. Tra l'altro si intitola Night and Day. Forse cos'è, il sole che tramonta, perché credo che sia il sole. Faccio fatica a capirla, se è rappresenta un momento particolare per noi, io per carità ci sta, però dico, da spettatore faccio fatica a capirla e quindi credo che anche molti altri farebbero fatica a capirla, e questo è il motivo per cui io di solito ragiono così: io metto una foto a portfolio se è palese, non la metto se deve essere spiegata. Se c'è bisogno della dida, io tendo a non metterla perché non ho pazienza di mettermi a spiegarla, e perché preferisco mettere immagini autoesplicative dove si capisca chiarissimo il messaggio. O qualcosa di diverso, qui abbiamo un ritratto incredibilmente close up, questo credo fosse un cosplay perché da come c'ha delle lenti a contatto che credo fosse una sirena questa, e luce dura, quindi probabilmente scattata all'aperto. Sì, qui siamo decisamente nel reame dei cosplay. Questa è Catwoman, bella la silhouette, ci sta l'esposizione. Io forse avrei spostato tutto quanto un po' da una parte in modo da non avere lei così contro alla fine del frame, l'avrei messa un pochino più centrata per darle un po' di respiro, però può essere una scelta, quindi ci sta anche, va bene così. Attenzione, che cosa abbiamo qui? Questa è Daenerys. Vorrei vedere una dida, ma qui no, non riesco a trovare niente. Questa secondo me è un cosplay di Daenerys Targaryen, quindi grandissimo, sarà stata una fiera di qualcosa, quindi bella foto, ci sta assolutamente. E qui abbiamo diavoletto interno, grotte di Collepardo, queste cose le ho fatte anch'io, mi divertono sempre tanto. Allora, riguardo a questo portfolio, secondo me possiamo dire, possiamo ridurre veramente a un paio di cose. Ci sono delle cose molto belle, ci sono delle cose molto azzeccate, l'esposizione di solito va bene, la composizione di solito va molto bene, ci sono delle belle intuizioni e in generale delle belle scelte. C'è una cosa secondo me su cui lavorare un pochino di più, ovvero scremare le cose che possono confondere l'osservatore. Perché se io mi trovo una serie di belle immagini e poi un'immagine che mi lascia un po' così, che non capisco bene che cosa il fotografo mi voleva dire, quelle immagini sono da individuare e da, non dico cancellare, non dico di buttarle, però a spostare in coda in maniera tale da avere un bel bloccone unico di fotografie che parlano, che dicono qualcosa, e lo spettatore se le becca tutte insieme quelle e dice: cavolo, questo è un fotografo che mi ha raccontato delle cose. Le fotografie dove non si capisce bene, dove non si riesce a capire qual è il racconto, dove non si capisce qual è il motivo per cui sono state caricate, io le sposterei tutte in fondo, cioè all'inizio, in maniera tale che le vede solamente chi proprio va e scorre fino alla fine, mentre all'inizio in cima metterei quelle più solide, ecco. Fatta questa cosa, direi che diventa un portfolio abbastanza solido. E veniamo all'ultimo portfolio della giornata, anche perché la EOS R mi sta facendo capire che si sta surriscaldando, è molto seccata con me. Allora, questo giochino l'ho fatto anch'io. Una delle prime cose che ho fatto quando ho avuto il mio primo obiettivo macro, le goccioline in primo piano con dietro qualcosa di sfocato, questo l'ho fatto anch'io, ci sta. Io forse avrei osato non metterle proprio al centro, ma metterle sul terzo basso, però ci sta, non facciamo i pignoli. Questa bella, mi piace molto, cascata con effetto seta, esposizione perfetta, composizione ci sta. A me sembra un po' storta, però è che io sono abituato a fare interni, probabilmente è storta nella realtà, quindi secondo me non ha molto senso raddrizzare una cascata, quindi la vedo storta, però raga, va bene così, è una cascata, non deve per forza essere dritta. Comunque in generale mi piace abbastanza tutto quello che vedo, i colori sono belli, l'esposizione ci sta. Idem dicasi per questa. Allora, questa è bella. Io forse avrei provato ad avere queste rocce sul davanti, ad averle un po' più vicine, un pochino più vicine, magari anche a costo di usare un pochino più grandangolo, perché avrebbero portato dentro ancora di più, però è una bella immagine, l'esposizione è corretta. Andiamo avanti. Questa qui è un'immagine che a prima vista non mi dice tanto, però è giustissima perché abbiamo la sovrapposizione dei piani, abbiamo è tutto dove dovrebbe essere, quindi è una foto che a me personalmente non fa impazzire, però mi rendo conto che è tutto al suo posto. Esposizione mi piace, i colori vanno bene, è tutto dove dovrebbe essere, quindi non mi colpisce particolarmente, però è giusta, non c'ho granché da dire. Questa è una scena
pazzesca, perché qui abbiamo un crestone della montagna che sta trattenendo delle nuvole, quindi qui su questa io non ho niente da dire, perché può piacere o non piacere, però è un momento molto bello, molto poetico, in cui c'è la montagna che trattiene o sprigiona, non riesco a capire, tutte queste nuvole, tutta questa umidità, quindi bella, una bella immagine. Qui abbiamo un bellissimo tramonto con un prato di non riesco a capire bene cosa. Anche qui, se vogliamo trovare un difetto in questa immagine, che altrimenti è perfetta perché l'esposizione è perfetta, il terzo va bene, il tramonto è bellissimo, se vogliamo trovare un difetto avrei voluto qualcosa in primo piano di più evidente, perché abbiamo questo prato tutto giallo sotto, questo cielo tutto azzurro sopra. Se ci fosse stato un soggetto più prominente proprio lì davanti, una roccia, un albero, qualcosa, avrei preferito. Però c'è poco da dire, un'immagine che campo così magari era vuoto, quindi va bene così. Qui abbiamo un bianco e nero, devo dire che ci sta anche abbastanza, perché abbiamo questa chiesetta che si staglia contro le montagne bianche, ci sta, mi sembra composta molto bene, mi sembra a fuoco molto bene, se c'è della post-produzione mi sembra anche che i contrasti siano tirati fuori bene, l'esposizione mi sembra molto buona, non ho granché da dire. Qui abbiamo una scena che mi sembra particolare, perché avevamo le nuvole con questa forma strana. Qui l'unica cosa che non mi fa impazzire è quello sfogo troppo chiaro nel centro, che era chiaramente il sole. Con un HDR questa veniva meglio, secondo me, però siamo sempre lì, magari uno dice non avevo il treppiede, non ero attrezzato, non l'ho potuto fare, ho fatto quel che potevo, quindi va bene. Con un HDR secondo me veniva meglio. Questa è bellissima. Questa è bellissima, ragazzi, io vi dico sempre che il bianco e nero ve lo dovete scordare, quando il bianco e nero ci sta, porca miseria, questa è bella, barca affondata con, suppongo, lunga esposizione, sì c'è scritto nei tag, esposizione lunga, bellissima, questa è bellissima, se devo scegliere un vincitore oggi per me è questa. Questa è carina, no, anzi no, è più che carina, abbiamo questo gazebino con tre piani sovrapposti, bella, anche questa bella, qui gioco classico, forse anche qui abbiamo un'esposizione lunga perché mi sembra di vedere, sì, quasi sicuramente, non mi esalta però non è fatta male, quindi diciamo che va bene. Qui abbiamo quasi certamente un'esposizione lunga perché vedo le stelline dentro i lampioni, cosa che apprezzo sempre tanto, anche qui con un HDR secondo me veniva meglio, però mi piace il punto di vista, mi piace che stiamo molto bassi sui ciottoli dando una prospettiva un po' diversa, ma ciò nonostante le verticali sembrano dritte, quindi secondo me c'è anche del bel lavoro dietro. Non mi fa impazzire come foto, nel senso che non trovo idilliaca la scena, però vedo che c'è un pensiero dietro. E insomma, qui, cioè sui tramonti con me vincete sempre tutto, perché qui abbiamo un tramonto clamoroso, bellissimo, con l'esposizione corretta di questa radiotelescopio medicina, che non so che cosa sia, però bello, bello, mi piace. E niente da dire, esposta giusta, mi sembra tutto giusto. Anche qui... simmetria classica, esposizione perfetta, composizione perfetta, insomma c'è poco da... anche qui stessa identica cosa, questa qui fra l'altro è un mezzo bianco e nero, non capisco, c'è del colore sopra ma in mezzo invece mi sembra bianco e nero, ci sta, insomma anche qui sempre il solito gioco, anche qui con la nebbia, insomma tiriamo le conclusioni anche su questo portfolio. Qui ho visto meno indecisione volendo, perché qui mi sembra che tutte le immagini abbiano un senso, non ho visto immagini fuori dal coro che sembrano messe lì un po' a forza, e questa è una cosa importante, perché la prima cosa da fare è fare selezione, soprattutto con noi stessi, dobbiamo eliminare tutto quello che è distrazione, tutto quello che può portare l'osservatore a allontanarsi, perché sapete, soprattutto sui social, se io metto tre foto belle poi una così così, e l'osservatore dice ah ok, è stato un caso che ne ha fatte tre belle e poi ha postato delle cose che non riesco più a capire, dobbiamo postarle tutte buone le foto, se vogliamo costruire un portfolio solido, quindi questa cosa secondo me è importante, è una cosa, è proprio la cosa su cui mi soffermo maggiormente oggi, perché tutti i portfolio che abbiamo visto oggi avevano delle buone cose, secondo me la cosa su cui tutti quanti potevano lavorare è da un lato fare più selezione sulle immagini che postano, dall'altro lato cercare di mettere più attenzione sulla singola foto in maniera tale da raccontare qualcosa in più, quindi magari invece di passare di lì e fare la foto da dove ci troviamo, magari andare un po' in giro, vedere se viene meglio andando un po' a destra, un po' a sinistra, un po' avanti, un po' indietro, incapsulando degli elementi che magari da dove siamo arrivati non vedevamo. Questo secondo me fa tutta la differenza del mondo. Sì, adesso arrivo, avevo detto dopo cena, non ho detto quando, sto per finire una cosa e arrivo. Ma ora siamo al momento più importante del contenuto, perché a questo punto chiedo a voi
qual era la vostra foto preferita? Io l'ho già detto, senza volerlo trasformare in un contest, perché assolutamente non lo è. Io qui non devo dare le pagelle a nessuno, vi dico solo il mio parere sui portfolio che mi sottoponete e nello specifico vi vado a dire secondo me come potete migliorare, e nello specifico vado a dire a tutti quelli che hanno partecipato oggi: avete fatto tutti un ottimo lavoro. Secondo me la cosa su cui potevate lavorare di più era trattenervi un po' di più dal postare delle immagini che secondo me risultano ridondanti nel vostro portfolio, perché in mezzo a tante immagini di un certo livello, perché comunque tutti i portfolio che abbiamo visto oggi avevano delle immagini belle, io vedere in mezzo a delle immagini belle, vederne una che sta sotto e poi tante altre belle, poi di nuovo una che sta sotto, io quello che dico è quell'una io la toglierei, che è un peccato. Però voglio sapere che cosa ne pensate voi che state guardando invece, quindi fatemi sapere nei commenti, fateci sapere nei commenti secondo voi se c'è un'immagine che spiccava su tutte le altre, fateci sapere se ci sono cose che io non ho notato, altre cose su cui possiamo migliorare, perché se io non le ho notate me le segnalate, magari aiutate anche me a vedere una cosa su cui magari non sto prestando la dovuta attenzione, per cui ci vediamo nei commenti. Vi ricordo che continuano a uscire dei contenuti, per cui se vi interessa questo tipo di tematica, se vi piace la fotografia in generale, il videomaking, la post-produzione, io vi consiglio di iscrivervi per rimanere sempre aggiornati. Signori, è stato un piacere passare tutto questo tempo con voi, perché questo video è venuto fuori veramente lungo, e io vi do appuntamento al prossimo video.